Angela Gabbiadini ancora a Caserta, ancora a difendere i colori rosa-nero per questo nuovo Lega Volley Summer Tour. Si comincia il weekend, primo weekend di luglio contro lo Stargame. Gli allenamenti sono cominciati, insomma, con che spirito ci stiamo preparando a questa nuova avventura? Allora, sicuramente sono carichissima, come ho già detto prima, per me è un'occasione per ritornare a Caserta, che mi fa sempre piacere. E è un'occasione comunque di respirare di nuovo pallavolo anche durante l'estate, anche perché sappiamo bene che 4 mesi di stop non sono pochi, quindi è importante comunque riprendere e rimettersi in forma, insomma. E quindi sono carichissimo, infatti non vedo l'ora di iniziare anche con le altre ragazze questi allenamenti. L'anno scorso fu Supercoppa Italiana, si cominciò in sordina, insomma, cammin facendo, poi insomma la squadra si è comportata benissimo sempre, insomma, si è passato il primo turno. Quest'anno, insomma, la squadra è abbastanza, almeno come giocatrice, abbastanza competitiva. Pronostici oppure si vola sempre a fari spenti? Si va sempre a fari spenti? Pronostici non ne facciamo, nel senso che poi noi siamo anche sempre molto scaramantici. Ovviamente per la squadra che si è creata gli obiettivi sono sempre alti, quindi si lavora sempre per vincere alla fine. Quindi speriamo almeno di ripeterci e se viene qualcosa anche di più, ancora meglio. Ultima battuta, vedremo ancora la Gabbiadini anche in inverno a Caserta? Ancora non si sa, siamo ancora in trattativa, adesso vediamo che cosa succederà. Ovviamente sia che andrò via sia che rimarrò, è una cosa che comunque, cioè, per me è un pezzo di cuore rimasto qui, quindi mi dispiacerebbe andare via, ti dico la verità. Vediamo se si riesce a arrivare a un punto, poi vediamo.